Sì, io credo che per noi Chiesa qua in Brasile le situazioni sono molto cambiate. Negli anni 70-80, quando il Brasile viveva un'esperienza drammatica di dittatura, di forte impoverimento, di oppressione, la Chiesa nel suo magistero, nella sua tradizione, nella sua pastorale molto capillare ha preso proprio posizione e anche una posizione proprio geografica, si è spostata dai centri parrocchiali verso le periferie, la pastorale si è capillarizzata attraverso i circoli biblici, attraverso i gruppi di famiglia, si è capillarizzata nelle strade, nelle piccole comunità, fortificando piccole esperienze di comunità di base. Poi il processo brasiliano dal punto di vista politico, sociale è cambiato, abbiamo iniziato un processo di democratizzazione fino ad arrivare all'esperienza di 8 anni di governo di Lula, non tanto del PT ma di Lula. E questo ha provocato una forma di paralizzazione sia dei movimenti sociali che per anni hanno lottato per costruire questo Brasile e poi si sono come fermati aspettando chi avrebbe salvato la patria, ma anche la Chiesa in un certo senso si è come che ritratta verso di nuovo i centri delle parrocchie, di nuovo una forma non più capillarizzata ma centralizzata e si è ritratta dalle piccole esperienze di comunità di base, di circoli biblici, di gruppi di famiglia. Io credo che la sfida missionaria oggi sia di nuovo ritornare fuori dalle mura dei nostri spazi centralizzati, anche perché ci rendiamo conto che i processi politici non toccano nella piena cittadinanza coloro che sono gli esclusi tra gli esclusi. Gli impoveriti veramente non entrano a pieno in nessun programma di governo. Le persone fragili, e non sono solo le persone impoverite economicamente, oggi il Brasile ha una violenza intrafamiliare veramente spaventosa, il 38% delle famiglie è retto soltanto da donne, il concetto di famiglia, come un tempo si poteva nominare la famiglia normodotata di padri, madri e figli, non esiste quasi alla metà della percentuale delle famiglie. Ecco, l'alcolismo, tutte le forme di dipendenza chimica, eccetera, sono veramente allastrati in tutto il Brasile. Allora, queste sono le nostre sfide, la sfida di ricreare relazioni che siano più sane, relazioni che non siano fondate sulla violenza, relazioni che siano fondate nel dialogo, e questo ha a che vedere col fatto che noi dobbiamo di nuovo uscire dai nostri recinti sacri, come dice la lettera agli ebrei al capitolo 13, per andare di nuovo fuori dalle mura delle città sante del consumismo, delle città sante dei commerci, delle città sante definite così dalle violenze religiose e dalle violenze strutturali delle nostre società, per andare incontro ancora ai crocifissi della storia insieme al crocifisso che è Gesù. Andare incontro appunto a queste famiglie così disgregate, disstrutturate da tanta violenza intrafamiliare, da tanta violenza strutturale della società. Andare incontro alle donne che si portano addosso questa latta di acqua che caricano sulla testa, non solo fisicamente nei nostri interni, ma caricano sulla testa nelle loro famiglie per portare avanti figli e speranza. Abbiamo bisogno di ritrovare spazi dove gli uomini si possano incontrare per ricostruire altre forme di maschilità che non siano le maschilità egemoniche e violente. Abbiamo bisogno di ricostruire comunità, perché o ci salviamo insieme e salviamo insieme questo pianeta, questa terra che si sta distruggendo, massacrando, dovuto appunto alle nostre costruzioni violente, o io credo che proprio non si salvi nessuno. Per cui ci dobbiamo rimettere insieme nelle piccole comunità, nelle piccole realtà, nelle nostre strade e ricostruire speranza, ricostruire relazioni.
ricostruire insieme con la grazia di Dio e del Signore Gesù, resurrezione.